Ma cosa essere questo? Incoronazione di regina d'Inghilterra? Sono bellissimi! E chi li ha mandati? Le avrà mandate Federico alla fidanzata. Sì. No, io non ho mandato niente a nessuno. Non ho la minima idea di chi sia stato. Ah, signore, pace se è cresciuto un giardino in cucina? Un fiore per un fiore. È per te, Florencia. Che? Ci credo, sono per me! Li hanno mandati tutti per me, capite? Voglio sapere esattamente chi è stato a fare questa... Lo so, questo è Facundo Velasco che fa il cascamorto con te! No, ragazzi! Se ha fatto tutto questo adesso che non mi conosce, dopo mi regalerà la foresta amazzonica! Amore, com'è questo tipo? Meraviglioso, almeno sembra... Meraviglioso, sai com'è questo tizio? Il padre mi ha detto che ha la testa tra le nuvole, esce con un sacco di ragazze. Signore? Non me li ha mandati, Facundo. Non ti seguo, Florencia, chi li manda? Franco. Chi? Non ho capito. Franco. Florencia, non ti sento, chi? Franco. Franco... Fritzenwalden! Chi? Mi potresti spiegare perché Franco ti ha mandato tutti questi fiori? Sì, sai una cosa? Anche a me piacerebbe saperlo. Anche a me piacerebbe saperlo. Non fare la spiritosa e spiegami perché. Ma chi è Franco? Potete stare zitti voi, Greta. Per favore, porta i ragazzi nello studio. Io poi vi raggiungo. Ja, subito, Herr Federica. Federico, go! E io cosa dire? Bambini, andare veloci. Che qui aspetta, Fede, che ora ti spiego tutto. Allora, comincia a spiegare. È solo che Franco mi ha chiesto di mandare dei fiori a Flore per ringraziarla di come ci ha trattato quando è stato qui. Per sì, questo. Certo, me lo immagino come lo avrà trattato. Che vuol dire con come lo avrà trattato? A me non piacciono le frecciatine, parli chiaro. E questi? È davvero incredibile che il mio cucciolino Bata mi abbia mandato tutti questi fiori. No, non è stato Bata, è stato Franco. E perché Franco mi ha mandato tutti questi bei fiori? Sofia, per favore, non li ha mandati a te, li ha mandati a Florencia. Ah. Mio fratello è completamente pazzo. Non può trasformare questa stanza in un giardino. Mille fiori li ha mandato, capisci? Mille fiori! Clara, anche a te ha mandato dei fiori. Aspetta un momento. Non so cosa è basta. Che hai detto? Ripeti un attimo. Cosa? Anche a te ha mandato dei fiori, Franco? Sì, è il suo modo per conquistare le ragazze. Fiori, fiori, lo uccido! Mio fratello è completamente pazzo. È decisamente fuori di testa. Io... Tu sicuramente sapevi del giochetto di tuo fratello con Flora e con me, non è così? No, dimmi no, la verità! Non è così, Clara. No, ti posso spiegare, davvero. Cosa? Ci sarà senz'altro un malinteso. Sì. È vero, l'unica confusa sono io qui. Grazie di avermi fatto sentire proprio un'idiota. Clara, no! Anch'io me ne vado! Perché ho un sacco di cose da fare. E... Sì, signor Freezer, mi sembra che ci sia un odore molto... Vuole che apra le finestre? Quello che voglio è che tu tolga immediatamente tutti questi fiori dal salotto. Oh, accidenti, è caduto! L'aiuto, signor Freezer! È tutto chiaro? Sì. Dopo quello che è successo. Perché sei così arrabbiata? Perché Franco è il lupo solitario.
Non capisco. Cosa? Se Franco è suo lupo, non dovrebbe mandare i fiori a Flor. E perché fai il doppio gioco allora? Sofia, perché non ti metti i commenti nel... Nella borsa? Nella borsa. Non prendertela con lei. Qui l'unica colpevole è Flor. No, l'unico colpevole è Franco. Non difendere l'indifendibile, Nata. Io la faccio da buona, ma non sono stupida, capisci? È ovvio che quando lui era qui c'è stato qualcosa, ma potevano dirmelo, o no? O no? Allora sei cornuta? Sofia, perché non te ne vai a fare le tue cose e ci lasci in pace? Volevo essere vostra amica! Amica del cuore! Non esiste l'amicizia! Thomas non voleva dare fuoco a Greta! Non sono stato io, femmina! Perché parli di me? Sei stata tu! Sì, ma l'idea di giocare agli indiani è stata tua, non mi chiamare femmina! Diglielo, Greta! Diglielo, Greta! Chi ti ha chiesto un piumino? Sentiamo, dillo! Sì, essere Dominica! Ah! Ah, visto? Beh, se è tutta colpa mia, è meglio che mi rimandate subito al mio paese! Oh, Bitchon, non fare così piccola! Io cerco di non prendermela, ma sono molto sensibile e le ingiustizie mi fanno molto male! Oh no, non ci posso credere che adesso vi sia capitato anche questo! Sì, sì, è davvero incredibile. Abbiamo rivoltato tutto il capannone, ma i soldi non ci sono. Sì, li hanno rubati, non c'è alternativa. Ma com'è possibile, poverini? Con la fatica che avete fatto per guadagnare quei soldi, questa è una... Voglio fare una cosa. Voglio cercare di visualizzare il ladro. Fatemi concentrare. Silenzio, per favore, non mi parlate. Lo vedo, lo vedo. Ecco quel ladro. Sì, sì, sì. È di questo quartiere il ladro. Mamma, vuoi finirla con questa storia? Un'altra volta con le stregonerie, ma smettila. Ma smettila tu. Mancano solo quelli e poi abbiamo finito con i fiori. Sì, con i fiori abbiamo finito, ma non è finito il pasticcio che si è creato con Clara e Franco. Risolvilo al più presto. Perché tanta fretta? Ti secca che a Clara piaccia Franco o è perché piace a te? Figurati, Clara è arrabbiata con me per qualcosa che non ho fatto. Il freezer ha dato la colpa a me e questo mi secca. La stilista mi ha fatto un abito molto serio, molto serio. Io volevo una cosa più pop, come si usa ora. Ciao. Ah, che carino, Federico mi ha mandato calma, dei fiori. Ma non ti emozionare, sono di Flor. Federico ha mandato dei fiori a Florencia. Freezer mi regalerebbe dei fiori solo per il mio funerale. Me li ha mandati Franco. No, te li ha mandati Franco. Franco! Sì, Franco. Guarda, permesso, vado a rispondere in cucina. Delfina, amore mio, mi era sembrato che... Oh, fosse... vita mia, ciao. Ciao. Come stai? Beh. Hai visto i fiori che ha mandato Franco a Florencia? Sì, sì, mio fratello è in vena di fare regali in questi giorni. Perché dici questo? Non ne ho idea, dovresti chiederlo a Florencia. Ah, vi risponderei volentieri, ma squilla il telefono, permesso? Casa Fritz & Baden, chi è? Ciao, sono io, Franco. Sei bella anche quando rispondi al telefono. Volevo sapere se hai ricevuto i fiori. Sì, grazie. Ti sono piaciuti? Sì, moltissimo, sono molto, molto belli. Davvero, grazie. Dai, a me, prendi una scopa per dare una pulita. Franco, sei tu? Sì, sono io. Ma perché hai tolto il telefono a Florencia? Perché sono io che devo parlare con te, fratello. Dimmi una cosa, come hai potuto mandare dei fiori a Florencia? E a quell'altra ragazza, la biondina, sai? Quale biondina? Ma Clara. Ah, sì, con Clara c'è stata un po' di confusione. No, qui l'unico confuso sei tu, fratello. Non puoi mandare dei fiori alla persona che deve occuparsi di te e dei tuoi fratelli. Perché no? Così se ne occupa meglio. Ah, sei spiritoso. Ti piace fare battute. Ti faccio passare io la voglia quando vieni qua, perché immagino tu venga al mio fidanzamento, no? Sì, sì. Mi si complica un po' il torneo. Ma ora vedo come risolvere. Sì, sei davvero molto bella. Si vede che gli anni non ti hanno sfiorato. Beh, senti, ti devo lasciare. Se tutto va bene, ci vediamo stasera, d'accordo? Bene, ti mando un bacio. A dopo, Ciao. Con chi parlavi? Con un amico. Va all'inaugurazione di un ristorante. Mi ha invitato a cena. Non vuole andare solo. Oh, pasta, pizza. Che carino il tuo amico. Sì. Domani è il tuo giorno libero. Beh, però se non lavoro oggi, mi prendo due giorni. Ora, permesso, metto dentro la macchina. Non puoi essere così imprudente. Pensa se entrava Federico e vi trovava così. Che dici? Federico neanche mi calcola, non gli importa niente. Oh, un'altra volta con la paranoia. Sta per fidanzarsi con te, come vuoi che non gli importi? Ti ho detto che non gli... Dammelo per favore, non è... Ti ho già detto di no, femmina. E
Continua a chiamarmi femmina. Allora perché mi hanno messo un nome così carino, cretino? Dice Shen Piccolo, dare un topo. E io dire, dare lei un poco quel gatto, ya? Yeah? No, per no. Per favore, Thomas, porta quell'essere immondo via da basta qui. Basta discutere per quella palla immonda di pelo. Dai, presta, me lo sono lontano da casa e ho bisogno di affetto. Oh, hai capito? Povera pampinona importata. Vattene, non mi serve affetto umano, mi serve affetto animale. C'è, per favore, portalo via da qui! Portalo via, Thomas! Vieni, vieni, tesoro, andiamo fuori a prendere un po' d'aria. Allontaniamoci dal giardino zoologico. Per favore, piccolo, dare lei, gatta. Non è gatta, è tecito, Greta, tecito. Va bene, dare tecito a Pampina. Non essere tanto egoista, Thomas. Dover imparare a condividere. Va bene, d'accordo, ma trattalo bene, perché altrimenti ti uccido, femmina. Altrimenti ti uccido. Tesoro, che la tratterò benissimo, stai tranquillo. Bene, adesso andare a fare bagno, ya? No! No, io devo restare a controllare Dominic. Andare a fare bagno. No. Noi andare. Bella che non gli capiti niente. Altrimenti andiamo. Uccido. Snell. Non ti sembra, gattino, che il tuo padroncino dovrebbe imparare ad essere meno egoista? Non ti sembra, gattino? Ma quanto è brutto! Non lo metterei per un minuetto, figuriamoci per un fidanzamento! Anche tu lo trovi orribile, vero? No, non ho detto niente! Stavo... Mi sembrava che ci fosse un... Mi sembra che gli manchi un po' di... È orribile! La colpa è tua! Perché non hai voluto finire il vestito che avevi cominciato! Ora sembrerò una vecchia il giorno del mio fidanzamento! Perché mi odi così? No, santo cielo, non cominci con il suo pianto finto! Vuole che le faccia io il vestito e glielo faccio! Serio? Sì, ma è un favore per un altro favore. Lei mi ha prestato i suoi begli abiti e io le faccio il vestito. Ma appena farà un commento sgradevole e gliela avvolgo intorno al collo, dico sul serio. Io non dico niente di niente. Mi cuccio la bocca. Ma è meglio così, fiducia in te, Flor, grazie. Voglio parlare con te della storia dei fiori di Franco. Ah, amore mio, per favore. Sono cose da bambini. No, Franco non è un bambino. Deve imparare a valutare le conseguenze delle sue azioni. Allora ne parli con lui o vuole dare la colpa a me dei suoi grilli per la testa? Non lo so, né mi importa. L'unica cosa che deve essere chiara è che non permetterò una relazione tra di voi in questa casa. Si può respirare in questa casa? Senti, Flor, scusa, non mi fraintendere, ma è abbastanza strano che la babysitter esca con il ragazzino del quale si occupa. Non è un ragazzino. Sì, è un ragazzino. Beh, decidiamo, prima non lo è, poi lo è. Non rispondere male, Flor. Bene, non le rispondo più, sono davvero stanca. Oggi è stata una giornata lunga, ho fatto la segretaria, ora il vestito della sua fidanzata e quindi... Come? Tu hai chiesto a lei di farti il vestito? Beh, sì, è un amore, mi ha detto di sì. Ma di che stai parlando? Io pensavo che saresti andata da uno stilista. Sì, ma mi ha fatto una porcheria immonda che non metterò per il fidanzamento. Così ho accettato che finisca quello che stava facendo cosa lei, avevo no? detto? Ma perché no? Perché? Oh, andiamo, mi chiedi perché, ma perché? Io ti avevo già spiegato perché. Federica, il signore essere... Facundo, ciao a tutti. Flor, come stai? Bene. Amore? Cosa? Amore, non vuoi presentarmi? Sì, hai ragione, perdonami. Lui è Facundo. Facundo, lei è Delfina, la mia futura moglie. Ciao. Ciao. Lui è il figlio del signor Blasco. C'è qualcosa in sospeso dall'incontro in ufficio? Sì, certo, un invito. Vuoi venire a cena con me stasera? Beh, sì, mi fa piacere venire a cena con te. Bene. Scusa, no, sai, lei non può perché... Perché no? Lei non può... Perché sta... Perché deve finire un vestito e mancano 2 giorni al fidanzamento. Lo finisco quando torno, d'accordo? Ma certo, fa bene ad uscire. Che si diverta, si distragga un poco. Come che esca e si diverta? Come se mi ha appena detto che era stanca. Ho già recuperato, sono in forma. Qualche problema? No, nessuno. E allora, bene, ti posso prendere alle 9, per te va bene? Mi sembra perfetto. Conterò con ansia le ore che mancano. Ciao, Dea. Bene. E ti accompagno. Una sola cosa. Niente, vorrei. niente. Devo andare a sistemare i fiori. Con permesso? E questo è l'ultimo. Ah, che belli messi in questo modo. Florencia. Adesso vi Santo cielo, per favore, non cominci a rimproverarmi. Ho liberato il salotto, è non tutto impeccabile. Non c'entra niente con i fiori. Riguarda il fatto che hai accettato di uscire con un tizio che ti ho detto che è un donnaiolo. Che? Scusi un momento, io sono grande. Scelgo con chi uscire e con chi no. Ma che le succede? È geloso? Che? Sì, è geloso. Geloso? Ah, ride, guardi come fa finta di niente. Geloso di che? Ma di cosa dovrei essere geloso?
Come va, signore? Vorrei chiederle il permesso di uscire stasera, se non le servo. E io il permesso di ritirarmi. È che... No, esci pure tranquilla. Sì, bene, la ringrazio. No, amore mio, non dargli la serata libera. Perché se noi mangiamo e poi abbiamo voglia di fare dei programmi, uscire, fare qualcosa di divertente, non possiamo. Sì, fammici pensare. Comunque, se usciamo, andiamo con la mia macchina. Quindi, Pedro, hai la serata libera. Bene, d'accordo, grazie. Buonasera, signorina. Va bene. Ecco qua. È fiepido il latte. Ma al punto giusto, amore mio. Monsieur Le Gâteau non avrà da ridire proprio niente sulla mia merenda. Buonasera, Antonio, come va? Come va lei, signora? Mi dica, già pensato cosa preparare per cena? Francamente non ci ho ancora pensato. No? Però, se lei ha qualche suggerimento... È che io avevo una voglia... Sì, vorrei coniglio al forno. Che gliene pare? Coniglio al forno? C'è un solo conveniente, all'orario. Sarà difficile trovarlo, eh? Oh, Antonio, lei trova delle scuse perché non sa prepararlo. Dai, Antonio! Dovresti fare un coniglietto al forno. Anche se non credo che tu riesca a superare quello che fanno benissimo a casa mia. Senti, mocciosa, ficcanaso, ma come ti permetti di intrometterti nelle conversazioni degli adulti? E vattene di qua con quel gatto pulcioso, per favore! Oh, signora, scusi, veramente avevo proprio dimenticato che a lei non piacciono proprio gli animali. Ovviamente tutti quelli che non sono nel forno. Oh, Florenza, vita mia, non andartene, tesoro. Com'è andato il lavoro in ufficio, eh? Bene. Bene, ah, come sono contenta. Perché se va male devi dirmelo, che io parlo subito con Federico e sistemo... Ho detto che è andata bene, ma perché non mi ascolta quando parlo? È andata molto bene. D'accordo, bene. Scusami, cara, perché non vai dal macellaio e compri, un coniglio, ecco, un coniglio. Coniglio? Vuoi fare il coniglio, Antonio? Che schifo, solo i morti di fame mangiano coniglio. Ma senti, è che... E non dire a Thomas che fai il coniglio, perché di certo non lo mangerà, lo fa vomitare. Non fare commenti, cara, vai, vai di corsa, vai, perché stanno per chiudere. Non posso, vado a farmi bella perché esco con un amico. Facundo Velasco, permesso? Facundo Velasco, ma che bello. Facundo Velasco. Facundo Velasco è il figlio di Anselmo Velasco. Ma com'è che la verduraia adesso esce con un impresario multimilionario? E lei che fa l'impalato? Vada a prendere il coniglio, Antonio! Lo so che è successo un casino con Clara, ma cosa vuoi che faccia? Beh, senti, ci vediamo al fidanzamento e lì decidiamo che fare, va bene? D'accordo, ciao. Franco, che hai dimenticato? Bata, che succede? Cosa? Come hanno rubato i soldi? Bene, senti, stasera vengo con Maya e ci raccontate, d'accordo? Sì, va bene, ciao ciao. Oh, che altro può succedere ancora? Non ci posso credere, ma ti pare possibile che questo tizio, Facundo, inviti Flora a cena, che Franco le mandi dei fiori? Ma che cosa ha questa ragazza? Ha un che di speciale, lo devi riconoscere. Non dire stupidaggini, non rispondere con stupidaggini. Che devo fare allora? Nasconderla? Perché non ti calmi un secondo? Capisco che ti disturbi che Franco le mandi dei fiori. Ma con Facundo è un'altra storia e tu non ti puoi intromettere. Io mi intrometto in quello che voglio perché sono sicuro che quel tizio si approfitterà di lei. Ma che ne sai, che ne sai? Non essere esagerato. Ma non essere ingenuo, Mattias. Per favore, renditi conto, apri gli occhi, ti prego. Velasco ha altre intenzioni con Florenzia. E Florenzia è troppo ingenua, non se ne renderà conto. Mattias, sentimi bene. Tu mi devi aiutare. Io? Sì, 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 ho la serata libera. Sì, possiamo andare a cena, eh? Come si chiama quel ristorante nuovo? Ah, Coccodrillo. E non hai paura che ti mangi? Ebbene, ci vediamo a quell'ora. Ciao. Dove te ne vai? Te l'ho già detto, con un amico a cena. Spero che tu ti diverta. Bene, grazie. E in quale ristorante andate? Sai che non lo so, perché lo ha scelto lui. Io non lo so. Ciao. Vai con un amico. E io sono stupida. No, Maya, questo non mi copre neanche gli slip. No, andiamo. È una cosa carina, però, insomma, giusta. Vediamo, vediamo. Questo è spettacolare, che ne dici?
Guarda. No, no, non lo so, è carino. Ma è bello. Stupendo. Però, guarda, se mi muovo mi si vede anche l'anima. Ehi, no, proprio no. L'anima, no? Ma se un tizio ti vede con questo diventa strabico. Però, guarda, guarda, però, cos'è? Maya, io mi vergogno. Sì, mi ma vergogno. Ma che vergogna? No. Tu devi uscire, conquistare. Sai cosa darei per uscire con faccia con questo vestito e rimbambirlo del tutto? Ah, Dio, se mi vede Federico con questo mi uccide. Ciao. Che fate, ragazze? Come va? Bene. Bene? Mi fa piacere. In realtà sono venuta perché volevo farti una domanda, Flor. Sì? Cos'è la storia che il figlio di Anselmo Velasco ti ha invitato a cena? Che significa? Che mi ha invitato a cena, che andiamo a mangiare al ristorante. Questo, andiamo a cena. Lo immaginavo che fosse al ristorante. È ovvio che non ti invitasse a casa, no? Beh, era solo questo. Ma, scusa, mi togli una curiosità. C'è una storia d'amore? Che? Se lo conosco appena, come può esserci una storia d'amore? Che ti importa di quello che fa lei? Ecco, cosa le importa? Perché me lo chiede? Beh, ma insomma, che male c'è? Non essere così suscettibile, te lo dico perché sei molto giovane, non sai niente della vita. E ci sono tanti sfruttatori che vanno in giro a... Per quello che mi possono togliere. Senta, non ho niente, non possiedo niente. E quindi degli sfruttatori che mi importa? Certo, sì, non hai neanche un soldo. Lo sai che non avevo pensato a questo. È vero, neanche un soldo. Ma mi è venuto, è riaffiorato l'amore materno. Mi raccomando, attenta. È pazza. Sì. Decito? Non so, un po' che non lo vedo. Come un po' che non lo vedi? Se io l'ho dato a te. Quando? In cucina, non fare la tonta, femmina. Te l'ho dato in cucina. Ehi, calma, calma, aspetta, non mi aggredire. Sto cercando di ricordare. Quello che dite è stato prima o dopo che la signora Mala l'ha detto che voleva vederlo morto? Non fare la spiritosa, femmina, dimmi dov'è il mio gatto, perché ti uccido, sai? Ti giuro che l'ultima volta che l'ho visto era in cucina. Ah, ora no. Non so dove possa essere. Io ti ammazzo, dimmi subito dov'è il mio gatto, altra ti volta, ammazzo, bella! Altra volta litigare, pampini? Lei ha perso il mio gatto, cretina! Greta, guarda come mi tratta! Ora basta! Calta non perdersi, lui dovrà essere qui in casa. E ora anche tu a fare bagno, noi andare a bagnare. Io mi lavo soltanto con la schiuma e i sali. In casa Fritz Walden essere anche queste cose. Anche i sali del malmorto. Morta sarai tu se non mi dici dov'è il mio gatto. Greta, lei mi vuole picchiare. No, porco, io ti ammazzo. Porco, restare appiccicato. Ai. Se non finire a fare bagno. Greta. Andare. Gretina, senti, stasera c'è una riunione a scuola per fare il viaggio e Maya vuole accompagnarmi. Ya, andare, grazie. Ma non tornare tardi. No. Io l'ammazzo. Amore mio, lo so che avevi voglia di uscire con me stasera, ma ho appena saputo da Mattias che lui e i miei amici volevano organizzare un avvio al celibato e... Beh, è questo, no? Sì, ero venuto a... Ah, che coincidenza! Sai che infatti anche le mie amiche volevano organizzare qualcosa questa sera? Sofia! Vero che stasera usciamo con le ragazze? Non mi hai detto niente, ma... Ma te lo sto dicendo ora, stupidina, vuoi venire, sì? Tu vuoi che io venga? Sofia, sei l'unica sorella che ho. Perché pensi che non voglia che tu venga? Federico, mio caro, devo parlare molto seriamente con te. Non posso male. Spiegami una cosa, tu non dici niente a Florencia? Vuoi lasciarla uscire con quel tipo? Senti, infatti, tu sai che ho parlato Federico. Con... Aspetta. Sta parlando senti, con me. Ma io l'ho detto che... Ma andiamo. Non interrompere, non c'è tempo, andiamo. Ma scusa, sto parlando con me? Che gente, che brutte compagnie che frequenta questo ragazzo. Ah, non mi dire che la verduraia adesso si mette con quel tipo e se ne va via di casa. E a te che importa di questo? Oh, basta! Tu non capisci niente, tesoro. Io sì che capisco. Tu non vuoi che il piccolo Cardo se ne vada perché è la figlia di una tua cara amica? Oh, brillante, mia cara. Tu hai capito proprio tutto. Che stupida che è. Decito. Ehi, ragazzino, ma fai più attenzione. Comprati sì, degli occhiali, non ci vedi? Il mio gattino, per caso l'hai visto? Decito. Ah, no, per fortuna è un po' che quel gatto non si vede in giro. E speriamo di non rivederlo più mai. Decito? Deve avere il suo mazzo del suo padroncino che lo tratta come se fosse un bambino appena nato. Perché non stai zitta, femmina, e mi aiuti a cercare Decito, eh? Decito? Decito? Ho fame, cosa starà cucinando, Decito? Antonio? E a me cosa importa? Io sto cercando Decito! Sai, Decito? Beh, te lo dico perché ha Decito? Fatto il misterioso e non mi ha voluto dire che cos'era Decito? Quello che ha messo nel forno. Beh, capisci? Comunque io non ho fame.
Ho un peso qui nello stomaco che mi fa stare male. Ti capisco, Tommy. Anch'io sto cominciando a preoccuparmi. Beh, Mattias, sai una cosa? Faccia quello che vuole della sua vita. Io gli ho già detto che secondo me quel tizio è un satiro, un mangiabambini. E non perché io sono un guardiaboschi, ma sono un uomo responsabile. Capisci? Io non ti ho detto niente, aspetta, perché non apri i testone? Lo so già chi è. Come va, Fede? Flor, è pronta? Senti, io non voglio intromettermi, sai, ma... cerca di capire quello che ti chiedo. Per favore, trattala con molto rispetto. Soprattutto con molto rispetto. È ovvio. Ma scusami, Fede, io ho una faccia da satiro o da mangia bambini? No, no, certo che no. Ah, bene, vecchio mio. No, perché a volte penso che giochi a fare il guardaboschi, il padrone responsabile. E se fosse così, scusa, qual è il problema? Lei lavora qui, si occupa dei miei fratelli, è molto efficiente, è una ragazza seria, di famiglia... Adoro la puntualità. Andiamo? Andiamo. Federico, ciao. È laggiù. Guarda. L'ha appena preso la mano, non ci posso credere. Beh, sarebbe peggio se prendesse qualche altra cosa, no? Non fare lo stupido, per favore. Non ci posso credere, li stanno portando ad un tavolo appartato, ma guarda. L'avrà richiesto per avere un po' di intimità. Sta zitto, per favore, sta zitto, perché mi distrae e non vedo dove... Beh, stammi a sentire, finiamola qui, perché non puoi farmi la cronaca come se fosse una partita questa. Smettila, davvero, basta. Di cosa stai parlando, Mattias? Sto dicendo che ti comporti da stupido. Andiamo. Te lo chiedo per favore. Io ti chiedo per favore di lasciarmi in pace. Non farmi vergognare, allora. Tu lo sai che questa è la migliore scelta di formaggi della città. Sono piace? Un po' piccantini, no? Sì, ma sono buoni. Chiama il cameriere, quell'azzurro è muffito, deve essere andato a no, male. No, è così, cameriere? È la muffa. No, ferma, la muffa, è così. Come è Roquefort, è Roquefort. Se lo dici tu, ti mette una sete pizzica? Pizzica un po'. Vuoi? No, va bene, si è riscaldato, ci metto un pochino di ghiaccio. Se è riesco... meglio il rosso con quello. Scusami. Non lo trovo, beh. È successo qualcosa? No, è che mi è caduto il... divento nervoso in questi posti perché non sto a mio agio, non so come comportarmi. Tranquilla, ti ci abituerai. Bene. Sono felicissima che tu mi abbia invitata al tuo addio annubilato. Anche se dovremmo aspettare le tue amiche prima di continuare a mangiare, no? Che amiche? Ma se io non ho amiche, stupida! O sei tu che hai detto che andavamo... Chiudi quella bocca! Bene. A quanto pare ci siamo tutti. Tu mi puoi spiegare perché insiste con il vino se lei è astemia? Io... Perché non mangi e la lasci in pace? Non ho fame, ho l'acidità. Ti ordino una bottiglia di latte. Non essere stupido, non dire stupidaggine, d'accordo? Sai, no, guarda. Lui ora ha cominciato un'altra volta ad imboccarla. Basta, tedesco, smettila, amico, sul serio. Mi hai stufato adesso. Finiscila di fare l'isterico, per favore, Federico. Perché non le dici quello che provi e basta? Di che stai parlando? Cosa provo? Non provo niente. Mi preoccupo per lei come... mi preoccuperei per Maya, per mia sorella, insomma. È una ragazza in gamba. È questo che ti piace. Io lo so cosa mi piace di lei. Com'è possibile? Vediamo, cosa preferisci? Tranci di salmone affumicato o lombata alla mignonette? No, le maggiorette meglio di no, perché non so quali posate usare, capisci? Non possiamo chiedere un hamburger con patate fritte troppi grassi? Sì, troppi grassi. Sì, certo, un po' troppi. Ma perché non lo chiediamo con le uova fritte, dai? Sul serio? Capito. Penso che avremmo potuto invitare la mamma o... Federico! Cosa? No, che avremmo potuto invitare Federico? Non è stato nessuno, ma i soldi non ci sono più. Aspettate un attimo, lui è testimone che non sono stato io e io testimone che non è stato lui. Ah, bene, sono molto più tranquilla adesso. Ma ci stai accusando sul serio? Io non accuso nessuno, sto solo dicendo che Bata ha sempre avuto problemi di soldi. Ma che vuol dire? Perché non chiamate la polizia, allora? Ehi, ragazzi, basta. Insomma, Bata e Faccia non sono gli unici che conoscevano il nascondiglio, eh? Mi stai dando della ladra?
No, io non ho detto niente, ossia, forse a qualcuno servivano veramente quei soldi. Basta, e allora Nicola, non coprirli più. Loro hanno scoperto il furto e forse... Facciamo una cosa, perquisiteci allora. Ehi, senti, ma che ti succede? Noi siamo Facia e Bata, amici da sempre, no? Beh, se Facia è capace di tradire, è capace anche di rubare. Scusa, anche tu avresti potuto rubare quei soldi? Certo. E anche tu, e anche tu, e tutti voi, mi sono stufato. Ah, aspetta, fermati un attimo, vieni. Tecito! È inutile, qui non lo trovate. E tu che ne sai? Come potrei non saperlo? Qui, in questa mia cucina, so tutto quello che succede, è la mia cucina. Tu non capisci, Tecito è molto silenzioso. Porta via quella porcheria, non la voglio qui. Ci crede, guarda! No, mi fa schifo, vattene! È un giocattolo, Tom, guarda! Aspetta, non mi può! Tecito è deficiente, che lo puoi ingannare con quella specie di zoppasso di plastica! Tecito! Oh. Che profumino, eh? Mi sta facendo il piatto speciale che le ho chiesto, Antonio! Ma certamente, per me i suoi desideri sono ordini! Ah, grazie mille! A me ogni tanto piace uscire dalla routine e mangiare qualcosa di diverso! Un po' rosolato, per favore! Antonio, che stai cucinando? Mi dispiace, però è una sorpresa! Dall'odore è carne. Pollo, arrosto, agnello, maiale. Ogni essere che cammini va bene per il forno. Qualunque animale, meno questo. Dai, Antonio, dimmelo, dai, per favore, dai, dimmelo. Aspetti l'ora di cena e te lo dirò, giovanotto, non essere capriccioso. Ma... Lasciami in pace. Ma... Neanche a me ha voluto dire che cosa sta preparando. Che cosa sarà cucinando? Perché fa tanto il misterioso, boh... Faccio una cosa che non si fa, non mi guardare, mia mamma si arrabbiava per questo. Buonissimo! Ferma, ferma un attimo, ti sei sporcata. Oh no, no, l'ho toccata, l'ho visto adesso. Me ne vado, io me ne vado. No, aspetta, ti prego, resta qui. Non hai finito di mangiare? Appunto, preferisco mangiare un panino da qualche parte, sei insopportabile. Aspetta, calmati, non crearmi altri problemi. Siamo venuti per mangiare. No, quando racconterò ai miei nipoti che ho mangiato hamburger con uova fritte al coccodrillo, moriranno! È bellissimo, però ti dico una cosa, non ha superato le mie aspettative, perché immaginavo che qui avrei incontrato il presidente, qualche attore della televisione, no. Volevo portare un foglio per gli autografi. No, ho scelto questo posto perché è molto discreto. Sì, hai ragione. Flor, vorrei dirti... No, i discorsi alla fine, ordiniamo il dolce, ci saranno dei dolci qui. Chiediamo... Federico? Che succede? No, mi sono confusa, mi era sembrato Maradona. Mi fa morire. Sarà andato in bagno? Maradona. No, forse non era lui. No, perché lui mi sembrava più basso. Cambi posto con me, che qui non vedo niente. E cosa vuoi vedere? Niente, stupida. Allora smettila di agitarti come uno struzzo. Vado in bagno. Posso venire con te? No. No. Io conto fino a tre. Se quel tizio non le lascia la mano, gli rompo la saliera in testa. Lascia quella saliera, non si gioca con il sale. Aspetta. Ma dove stai andando? Torno subito. Dove non vai, Federico? Che ci fai qua? Tu che ci fai qua? Povero coniglietto, beh, che ci vuoi fare? Un paio di giorni fa scorrazzavi per tutta la conigliera, inseguendo le belle conigliettine. E che ci vuoi fare? Siamo fatti di carne. Antonio, sì. È successa una cosa terribile. Che è successo, amore mio? Mancano i piatti da frutta. Oh, proprio oggi che c'è un piatto così speciale. Aspetta un momento, forse li avrà portati Greta. Non lo so, vai a vedere. Sì. Non ci sono i piatti, tesoro. No, eccoli qua. Beh, lo sai che li porto io. Va bene. Oh, mein Gott. Io non poter vedere tavola di famiglia così vuota. Se sono tutti a far festa. Ah, sì. E il peggio è che sta prendendo questa abitudine anche il personale domestico. Cos'è la storia di far uscire Flor proprio a metà giornata? È già sera, Malala. Cos'è? Una schiava. Sta tutto il giorno chiusa qui dentro. Ah, per favore. Signora Malala... È arrivato il grande momento. Ah, meraviglioso, Antonio. Eravamo tutti famelici. Io non avere famelica. Bene, signora. Il suo piatto. Ah! Tecito! Che gli hai fatto? Tecito! Chi è Tecito? Cosa gli hai fatto, Tecito strega? Sedetevi con noi. Che bello. Stavo... proprio dicendo a Delfina che coincidenza, no? Ritrovarci tutti qui nella sera dell'addio al celibato. Ma questo è un posto speciale. Cosa ha di speciale questo posto? Il cibo.
Sì, beh, peccato che i ragazzi non sono venuti. Può darsi che non gli piaccia l'idea che Federico si sposi. Sì, ah, la stessa cosa con le mie amiche. Hanno chiamato tutte all'ultimo momento per dire che non venivano. Quando? Stai zitta, sì, in macchina. Chiamavano, mi hanno riempito la casella di messaggi che non potevano, non potevano, non potevano. Assassina di gatti! Di che gatti stai parlando? Fermo! Thomas! Questo ragazzino non sta bene, eh? Questo ragazzino è come posseduto! Smettila, voglio parlare con te! No, stai zitto, complice! Come hai potuto fare questo al mio gatto attecito? Ma se attecito è lì! Sì, al forno con patate! No, essere lì, vivo e vegetale! Tecito, come stai? Pensavo che ti avessero cucinato, Tecito, Tecito! Ma allora, chi c'è nel vassoio? Un semplice coniglia! No, 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 un coniglio stupendo! Ne vuole un po', signora? E lei pensa ancora a mangiare, dopo tutto quello che è successo! Ma povero piccolo Thomas, lui confonde! Lui si confonde quando gli fa comodo! Ma questo lo verrà a sapere Federico, razza di piccola bestia! Che buono questo gelato! Pedro! Buonasera! Oh, ma che coincidenza! Sì, che coincidenza! Sembra che la famiglia Fritz und Walden si sia trasferita tutta al coccodrillo. Non è venuto il tuo amico? No, no, è andato a cercare un taxi. Ah, bene. Beh, allora vi saluto. Buon appetito. Arrivederci. Grazie, grazie. Amore, non starei pagando stipendi troppo alti agli impiegati. Scusa, non mi fraintendere, no, ma questo è un posto per gente ricca, non per gli impiegati, mi Delfino, spiego? Per favore, che stai dicendo? Ti prego, Pedro è un uomo adulto e spende i suoi soldi come vuole. E poi tu non puoi gestire la vita della gente. Sì, che posso. Ti conosco sempre meno. Dico che ognuno deve gestire bene i soldi che guadagna, perché sennò... Che ci fate voi qui? Che coincidenza. Vieni, vieni, siediti. Non ho più niente da dire. C'è da risolvere la storia del furto. Beh, siete tornati. Sul luogo del delitto, no? Io non ho rubato quei soldi, basta. Ehi, ragazzi, vi devo dire una cosa importante. Cosa? Me ne vado dal gruppo. Cosa? Sì. Per colpa mia? No, Maya, non puoi andare via così. Abbiamo messo tutto il nostro impegno per creare questo. Le ho detto la stessa cosa. Tu stai zitto che non parlavo con te. Sono parte integrante del gruppo come ma tutti quanti voi. Smettetela di litigare, voi due, smettetela un po'. Te ne vai per colpa mia. Credi di essere così importante nella mia vita? No. La vita è piena di coincidenze, incredibili coincidenze. Sì, sapete chi ho visto ora sulla porta con una ragazza bellissima? Chi? Pedro. Salve. Che coincidenza, eh? Bene, Flor, torniamo al tavolo a prendere il caffè oppure lo prendiamo da qualche altra parte? No, non se ne parla neanche, no. Il caffè lo prendiamo a casa. Perché questa coincidenza sarà per qualcosa. Il caffè lo prendiamo a casa. Da domani in questa casa diventeremo tutti vegetariani. E anche tu. A te piacciono le zucchine e tutte quelle verdure? Ti piacciono, Tecito? Oh, la cena essere rovinata, per favore, mein Gott. E tutto perché tu pensare piccolo che Antoine servire gatta. Ma da quando in casa Fritz Walden mangiare gatta? Se si mangiano i conigli. Perdonare, essere differente. Servire coniglio ai ristoranti buoni, gatta, no? Immediatamente tu chiedere scusa a Frau Malamala. No, 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 se avesse saputo che era Tecito, lo avrebbe mangiato col pelo e tutto. Io la conosco, io la conosco. Perdonare, Frau Malamala non avere minima idea di Tecito. Così immediatamente tu chiedere scusa, perché riconoscere errori, essere molto di uomo. Tu dovere cominciare adesso che tu pampino, così mettere tuo orgoglio da parte e chiedere perdono a Malamala. No! Yeah. Grazie a te. Ho scoperto chi è la figlia di Margarita Valente. Ora, per favore, mio caro, usa tutta la tua influenza nell'aldilà e fai che la verduraia non se ne vada da questa casa. Avanti. Un segnale, mio caro. Un segnale! Saint-Jean! Un segnale! Avanti! Permesso. Sei venuto con questo gatto immondo a picchiarmi di nuovo? No. No, vengo a chiedere scusa e me ne vado. Nein, 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 mein Kind. Se tu venire a chiedere scusa, dovere fare tutto per bene. Lascialo, Greta. È un perfido ingrato. Non è come questa ragazzina, che è raffinata, dolce
ed educata. Mi fa pensare alla mia delfina quando era piccola. Anche io sono educato. Non mi sembra. Sapere che succedere, Thomas. Volere chiedere scusa per terribile errore, però lui non sapere come fare, vero? È vero. Lascialo, Greta. Vai a dormire, tesoro, vai. Che Federico ti darà il castigo che ti meriti. Signora, lo scusi, non si arrabbia. Un bambino può anche sbagliare. Sì, può essere. Ma gli errori si pagano. E questo è stato troppo grave per me. Oh, vado a prendermi un bicchierino. Togliti da piedi, tu. Ubriacona. Cosa tu dire? Io? Niente, niente. Bene, tu andare a dormire, che io dovrei fare caffè. Andare, presto! Entrate e mettetevi comodi. Oh, salve ragazzi, che allegria! Mi fa piacere che siate tornati. Sentiamo, Florencia, dimmi! Com'è andata, tesoro? Raccontami. Bene, bene, mamma, credo bene. Per favore! Cosa ho detto adesso? Beh, non posso neanche fare una domanda. Andiamo, Sofia, andiamo. No, in camera. No, resta a prendere un caffè. Vieni, tra amici. Mamma, per favore, resta qui con noi. Scusa. Oh, essere già arrivati tutti. Andare a preparare caffè, ya? Yeah? Sì, Greta, io ti aiuto. No, 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 Flor, vieni, per favore, siediti con tutti noi. Mi siedo? Per favore. Bene. Fa un po' fresco. Mm. Che silenzio, no? Mm-hmm. Era più divertente al ristorante. Sì, beh, al ristorante eravamo soli. Ma che soli, mancava solo il gatto. C'era tutta la famiglia Fritzenbalden, pure le comparse. Comparse per poco tempo. Non so se te l'ha detto Federico, ma ci fidanzeremo fra pochi giorni. Ah, che bello, non lo sapevo. Beh, congratulazioni. Grazie. Che ha una grande fretta di sposarsi. Quasi incomprensibile. Diciamo una disperazione sciocca. Però bene, bene. A me sembra che sia meglio conoscersi un po', fare le cose gradualmente. Sì. Basta. Greta, quando arriva il caffè? Ecco, ecco arrivare, ecco qua il caffè. Per tutti amici, ecco buona caffettina. Molto bene. Allora lo servo io. No, lo servo io. Non smettere di farlo. Non funziona. Ai. Guarda che fatto. Scusami, fammi vedere. No. No, non sopporto di vedere il quadro di mamma storto. Te l'ho detto, Florencia, te l'ho detto 20 volte, per favore. No, lasciala che ti aiuto io. Figurati, dai, tu resta lì. Ma cosa fa Federico? No, tranquilli, va tutto bene. Era soltanto uno scherzo. Ti piace la scherma? No, e poi odio la violenza. Ha ragione, perché la violenza genera altra violenza. Bene, ora devo andare. Mi dispiace che non siamo potuti andare a prendere il caffè da soli, sai? Un altro giorno, magari. Non credo proprio. Federico, mi accompagni nella mia camera? No, voglio... Devo accompagnare prima Facundo alla Bene. Porta. No, lo accompagno io. No, voglio accompagnarlo io, Federico, perché è il mio miglior cliente. E tu ora dovresti occuparti del vestito di Delfina. Fede. Molto bene, Delfina. Vai e accompagni i ragazzi, io? Forza. Non mi umilio. Allora, d'accordo, cara, fai quello che vuoi. Io vado in camera mia. Andiamo, Sofia? Sì, mamma. Bene, io ora me ne vado. Ci vediamo domani. Sì. Ciao. 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 Grazie mille, signor D'Artagnan, ma so badare a me stessa. Non mi sembra. Permette? Vado a finire quel maledetto vestito. Strano, perché sembrava una serata bellissima e improvvisamente si è rovinato tutto, capisci? Non capisco niente e non mi interessa. Guarda il quadro di papà, mamma. Che orrore! Che mostruosità! Hanno trapanato la testa a Saint-Jean! La macchia! Dov'è la rubiconda macchia? Qui finché non si fa un incontro con Flor non si decide niente. Ma che dici? Quale riunione? Maya se ne va dal gruppo. Lascia fare a me, ci parlo io con lei. Vedrai che riesco a convincerla. Sì, ora sono più tranquilla. È tutta la vita che vivi con lei e guarda che è successo. Vuoi dire che non hai fiducia in me? No, non mi fido di te, ragazzi. Stupido! Maya, senti. Che c'è? Possiamo parlare? No, non voglio parlare con Ma te. Ma io voglio parlare con te, che ti piaccio. E se no che cosa? Se no cosa? Vediamo di finire il vestitino della signorina Delfina, che sia divina, e si sposi con il principino. Che barba!
Florencia, dobbiamo parlare. Non posso, sono occupatissima. La sua fidanzata vuole che finisca il vestito. Non mi importa, hai capito? Non mi importa, ora devi ascoltarmi. Andava tutto bene finché non ci hanno rubato i soldi. È lui! È il ladro! È quello. Mi tremano le mani, ho le vibrazioni! Tu hai rubato i nostri soldi? Cosa? Ehi, ti è passata la rabbia fiera con la strega? Ah, Tecito! Ti hanno lasciato da solo! Ehi, femmina! Io l'ho capito, no, che la storia, no, del gatto e del coniglio, no, mi fai è stata male. Un'idea tua, vero? No, mi fai male! Cicciona! Non riesco a capirti, Florencia, non riesco a capirti. Da una parte accetti i fiori da uno dei tuoi uomini e dall'altra accetti di uscire con uno sconosciuto. Le ho già detto che con la storia dei fiori non c'entro niente. Vorrei che mi credesse per Senti, una volta. Vediamo se mi capisci tu per una volta. Questa è una casa decente. Che stai insinuando? Che io non sono decente? Mi ha stufato. Senti, a volte fai delle cose molto confuse. Nessuno ti ha obbligata ad uscire con quel Facundo e mi poi... Mi sono stancata. Ma qual è il problema? È geloso? Sì, sono geloso. E allora? Tra poco su Boeing. Vieni avanti, prego.